Salve a tutti, bentrovati per il primo incontro di Catechesi Biblica sulla prima lettera di Pietro nell'anno 2021-2022, proposto dalla Diocesi di Firenze. Avrei desiderato, come sapete, incontrarvi di persona, ma mi trovo costretta a sopperire all'impossibilità, data dalle condizioni che ben conosciamo, di vedervi faccia a faccia, ad usare appunto questo mezzo che è il computer, che ormai conosciamo bene. Oggi inizieremo la lettura della prima lettera di Pietro attraverso l'approfondimento dei primi due versetti del primo capitolo. Se ad una prima osservazione può sembrare ben poca cosa soffermarci su solo due versetti, se guardiamo meglio vedremo che questi due versetti, che sono tradizionalmente considerati l'apertura e il saluto della lettera, sono ricchi di elementi che meritano un approfondimento e il soffermarsi più a lungo sulle varie parti e le varie articolazioni. Iniziamo allora il nostro incontro in questa forma che appunto ormai conosciamo, auspicando di tornare presto a vederci faccia a faccia. Iniziamo con la lettura del testo, come al solito, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 1-2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazia e pace in abbondanza. Come vedete, sono due versetti, pieni di informazioni e anche pieni di quella teologia che sarà la cifra distintiva di tutta la lettera. Credo, spero vi sia arrivata tramite Don Alessandro, che ringrazio come al solito, la scheda che ho preparato su questi due versetti, sul nostro primo incontro. Quindi seguirò quella fondamentalmente. Se l'avete davanti, prendetela, che vi può servire come supporto nell'ascolto della spiegazione di questo passo. Innanzitutto, come già avevamo un po' visto nell'incontro introduttivo, in cui abbiamo fatto una mappatura generale dei cinque capitoli della lettera e delle caratteristiche sia della scrittura, quindi della formazione, dello stile dell'autore, della composizione, sia anche della parte teologica, cioè quelli che sono i concetti fondamentali che Pietro ha voluto comunicare a queste province dell'impero romano, abbiamo appunto parlato dell'identità dell'autore. Pietro, così è titolata la lettera, è intestata a lui. È Pietro che scrive la prima e anche la seconda lettera, secondo la tradizione, una tradizione che dobbiamo dire è stata pressoché unanime nel riconoscere l'attribuzione e la paternità petrina delle lettere fino al Novecento, quando poi gli autori, i commentatori, attraverso anche i nuovi metodi, che poi sono diventati i metodi più riconosciuti per l'esegesi, in particolare il metodo storico-critico, hanno messo in discussione se le lettere di Pietro fossero effettivamente opera dell'apostolo Pietro. Ma noi abbiamo visto che ci sono validi motivi per poter sostenere una paternità petrina, anche se permangono certamente dei dubbi, degli interrogativi, quali sono oggettivamente oggi, a più di 2000 anni di distanza, difficilmente scioglibili.
Quindi probabilmente, a meno che non si abbiano scoperte archeologiche sensazionali, il dubbio sulla paternità rimarrà come elemento se sia stato effettivamente Pietro. Personalmente, l'ho già detto nel nostro primo incontro, credo che si possa ritenere effettivamente che la lettera sia frutto della mente, del cuore, delle intenzioni di Pietro, con l'ausilio chiaramente di un redattore a sua volta compositore, non semplicemente segretario, che è stato Silvano e che Pietro stesso cita in questo senso nella lettera. Ma chi era Pietro? Ecco, Pietro era il pescatore di Cafarnao, Cafarnao, piccola cittadina, anche se perché è stato in Israele, sarà chiaro subito un elemento particolare della cittadina di Cafarnao, la presenza della grande sinagoga risalente ai tempi di Gesù, in cui Gesù stesso è stato, perché diversi episodi del Vangelo si trovano ambientati proprio nella sinagoga di Cafarnao. Uno fra tutti, la famosa domanda agli apostoli, dopo che tutti i presenti se ne andarono e furono dispersi, la famosa domanda agli apostoli: volete andarvene anche voi? Con la conseguente risposta proprio di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quindi già questo elemento ci fa capire che Pietro era un semplice pescatore, capace però, mosso dallo Spirito Santo, di una risposta autentica e sincera di fede nei confronti del Cristo. E alle sorgenti del Giordano riceve da Cristo stesso il nome Pietro. Poiché, come tutti sappiamo, Pietro è un soprannome dell'apostolo, un soprannome che però diventa profondamente vero, come dicevano i latini, nomen omen, cioè il nome che costituisce l'essenza della persona, perché appunto attribuito da il Signore stesso a Simone. Simone che diventa Pietro, e Pietro è una traslitterazione, una trasposizione, una traduzione, potremmo dire, dell'aramaico kefa, che significa roccia. E questo significato del nome di roccia acquista nella realtà dell'apostolo un significato eminentemente ecclesiologico. Noi questo lo vedremo bene nel secondo capitolo, nel passaggio che abbiamo anche letto insieme sulle pietre vive, Cristo è pietra, è la pietra angolare, e noi tutti, sua Chiesa, siamo le pietre vive che compongono questo edificio spirituale che è appunto la Chiesa. Dunque, l'essenza stessa di Pietro, dell'apostolo, è quello di essere profondamente chiesa. Ecco, con Pietro si ha la fondazione, il sentimento, la costruzione di una realtà ecclesiale profondamente radicata in Cristo, poiché è Cristo stesso che appunto cambia il suo nome, lo trasforma in qualche modo in pietra viva. E noi, che siamo pietre vive, insieme a lui. Pietro scrive a comunità provenienti dalla gentilità. Cioè erano pagani, quelli che noi chiamiamo comunemente i pagani. Non erano comunità a maggioranza giudaica, erano sicuramente a maggioranza gentile, erano facenti parte dell'impero romano, non erano se non in minoranza, una piccola minoranza che probabilmente esisteva all'interno di queste comunità di giudeo-cristiani, la stragrande maggioranza di queste comunità
erano provenienti dal paganesimo, quindi non avevano un background, un retroterra culturale, religioso come quello appunto di chi invece veniva dall'alleanza stabilita da Dio sul Sinai. Coloro che erano i destinatari della prima alleanza avevano sicuramente un'impostazione religiosa e mentale diversa da coloro che invece venivano da un retroterra pagano di usanze e costumi profondamente diversi. Tuttavia, questa cosa, proprio il fatto che Pietro scriva a comunità che provengono dalla gentilità e non in prima battuta dal giudaismo, ci fa capire l'universalità del messaggio di Pietro e anche l'universalità di come Pietro concepisce la sua persona come persona, ma soprattutto come missione. Lui è l'apostolo che è chiamato a costruire un ponte tra giudaismo e gentilità. Quindi è colui che appunto è il pontefice che traghetta il cristianesimo da una realtà eminentemente giudaica a una realtà che, pur rimanendo ben ancorata nel giudaismo, si apre alla gentilità. Chiaramente, noi sappiamo che questa cosa, questa diatriba, questa tensione fra mondo giudaico e mondo gentile è stata ampiamente elemento di dibattito e di anche scontro nelle prime comunità cristiane. Conosciamo per esempio, lo conosciamo perché ce lo dicono gli Atti e ce lo dicono le lettere di Paolo, la celebrazione del primo concilio avvenuta nel 49 circa d.C. a Gerusalemme per affrontare una questione fondamentale, una questione il cui protagonista indiscusso è sicuramente Paolo, il quale aveva la necessità di poter predicare il Vangelo fuori dai confini del giudaismo, quindi in tutte quelle comunità che non provenivano dal giudaismo, ma che vede appunto la presenza di almeno tre diverse fazioni, diciamo posizioni, ecco più che fazioni, anche se lo scontro fu molto acceso. Conosciamo la posizione di Paolo, quindi quella di un'apertura totale a coloro che non provengono dal giudaismo, dalla prima alleanza, quindi verso le comunità di gentili, ed è probabilmente grazie a lui se anche noi in Italia, va bene a Roma, conosciamo il cristianesimo e siamo cristiani oggi. Quindi c'era la corrente paolina, diciamo così, che rappresentava quella volontà di aprire il cristianesimo fuori dai confini del giudaismo. C'era però il suo opposto, che era Giacomo, il quale invece sosteneva che il cristianesimo dovesse rimanere all'interno dei confini del giudaismo, cioè il cristianesimo era, il messaggio di Cristo era ad appannaggio dei giudei, erano i giudei che si dovevano prima di tutto convertire al cristianesimo, aderire a Cristo. E il cristianesimo doveva rimanere per loro. Ecco. Tra questi due poli si pone la figura di Pietro. Vedete come fin dall'inizio Pietro ha dovuto mediare tra le due posizioni che si trovano ai due poli opposti e che rischiavano di scontrarsi in maniera molto accesa e non addivenire a una soluzione. È forse grazie a Pietro che si trova una mediazione, anche se noi conosciamo forti attriti che si sono verificati fra i due apostoli. Ce lo testimonia Paolo nella lettera ai Galati,
quando racconta quello che comunemente viene chiamato l'incidente di Antiochia, ovvero ad Antiochia, laddove ricordiamo, e questa è una nota interessante, per la prima volta viene usato il termine cristiani in relazione ai cristiani, cioè a chi credeva in Cristo, ai battezzati. Per la prima volta vengono chiamati cristiani ad Antiochia. Proprio ad Antiochia, Paolo ricorda, Paolo che si trovava ad Antiochia, ricorda la visita di Pietro e ricorda come vi sia stato uno scontro fra loro due a motivo proprio della diatriba che vedeva opposte le due fazioni, quella di Giacomo e quella di Paolo. Perché? Perché Pietro inizialmente, così racconta Paolo, giunto ad Antiochia, aveva l'abitudine di prendere il cibo, mangiare insieme a coloro che venivano dal paganesimo, cioè ai non circoncisi, diciamo così, ai non giudei. Cosa che improvvisamente smette di fare Pietro, cioè quello di mangiare insieme ai non circoncisi, a quelli considerati impuri. Perché arrivano amici emissari inviati da Giacomo. Quindi, quando Pietro si trova davanti a a queste persone che Giacomo aveva inviato ad Antiochia, si stacca da coloro che venivano dal paganesimo, dai non circoncisi, e smette di mangiare insieme a loro. Allora Paolo ricorda, e se voi andate a vedere la lettera ai Galati, mi sembra nel secondo capitolo, lo dice in maniera proprio chiara, sono andato sulla faccia, cioè ho proprio discusso veementemente, sono andato proprio davanti a dirgli le cose, dicendogli che così lui scandalizzava coloro verso i quali invece aveva mangiato insieme fino al giorno prima. Quindi il povero Pietro, questo chiaramente è il racconto di Paolo, dovremmo sentire anche la parola di Pietro, ma il povero Pietro si trovava in questa situazione di grande conflitto e che però possiamo dire, leggendo questa lettera, Pietro supera. Supera perché, come vi dicevo all'inizio, la lettera è inviata a comunità in prevalenza composte da non circoncisi, da non giudei, da pagani, pagani convertiti al cristianesimo. Quindi Pietro ha nella propria identità profonda la missione di pietra angolare della Chiesa, nomen omen, e di pontefice, cioè colui che crea un collegamento, un ponte tra i cristiani che vengono dal giudaismo e i cristiani che vengono dalla gentilità. In Pietro abbiamo la sintesi perfetta di questo e abbiamo la coscienza di una chiesa ormai universale, una chiesa universale chiamata a portare il Vangelo di Cristo in tutto il mondo. E chiaramente Pietro scrive da Roma, come abbiamo detto, che era il centro dell'impero, che era quel centro del mondo di allora dal quale non si può dal quale appunto si propaga in tutto il mondo, allora conosciuto chiaramente, il messaggio di Cristo. Quindi essere a Roma è sicuramente una opportunità di evangelizzazione, un'opportunità che chiaramente diventa per Pietro e anche Paolo occasione di martirio, perché noi sappiamo che nelle persecuzioni scatenate da Nerone, tradizionalmente riconosciamo il momento del martirio di Pietro e di Paolo. Un altro elemento importantissimo però della figura di Pietro, dell'autore della lettera, è che Pietro non è quello che noi diremmo oggi un uomo solo al comando. Ecco, Pietro è il pontefice, è colui che sente la responsabilità di rivolgersi alla Chiesa universale, di creare un ponte fra il giudaismo e il cristianesimo, il paganesimo, i giudeo-cristiani
e i gentili cristiani, quindi cristiani provenienti dal giudaismo e dalla gentilità, ma non è solo. Ecco, noi vediamo nella lettera di Pietro che Pietro si circonda di, per usare un termine moderno, un'equipe pastorale. Ecco, Pietro ha un'equipe pastorale di persone che collaborano con lui, a partire da Marco, passando da Silvano, ma altri anche, che lo aiutano a sostenere il peso della missione, a evangelizzare e a portare avanti quello che è il suo compito, la sua vocazione di apostolo. Questo è interessante perché ci fa riflettere se Pietro è la pietra e noi siamo le pietre, pietre vive dell'edificio spirituale che è la Chiesa, quanto il nostro modo di agire possa aderire a quello di Pietro. Ci sentiamo responsabili di creare ponti e non divisione tra chi ha provenienze diverse, background diversi, da chi ha un substrato culturale diverso o un approccio diverso alla fede. Siamo diversi, siamo tutti diversi, abbiamo sensibilità diverse. C'è chi ha una sensibilità più spiccata rispetto a determinati tipi di spiritualità, chi preferisce altre cose. Ecco, siamo tutti facenti parte della Chiesa universale. Come cristiani ci sentiamo responsabili di creare ponti e non muri, divisioni fra di noi? Siamo, sull'esempio di Pietro, capaci di superare le nostre convinzioni iniziali per diventare artefici di una chiesa unita? E poi siamo capaci di circondarci di collaboratori, di pensare di non essere indispensabili alla chiesa di Dio e capaci anche di condividere il peso delle cose e condividere l'onore e l'onere della nostra missione di cristiani. Siamo capaci di lavorare in gruppo nella nostra parrocchia? Ecco, queste domande vengono fuori riflettendo sulla figura di Pietro, quest'uomo che si è scontrato con diversi altri suoi coevi, Paolo, Giacomo, ha dovuto fare da mediazione, ha superato le proprie ritrosie, ha scritto a chiese provenienti dalla gentilità, si considera profondamente pietra su cui costruire la chiesa e considera pietre coloro che lo circondano. Non è un uomo solo, è un uomo che ha l'umiltà di riconoscere i propri limiti e di chiedere aiuto ai collaboratori. Ecco, tutte queste cose ci interrogano profondamente sul nostro rapporto con gli altri all'interno della Chiesa e su come noi consideriamo il nostro ruolo all'interno della parrocchia. Andiamo avanti. Pietro si definisce apostolo. Apostolo è una parola che deriva dal greco apostello, è un verbo che significa inviare, dunque Pietro è un inviato. E il termine apostolo è un termine che si attribuisce unicamente a coloro che sono stati testimoni oculari del risorto, ecco, non solo del Cristo terreno, cioè della vita del Cristo, ma del risorto, cioè del Cristo risorto. Quindi l'apostolo è colui che testimonia perché ha visto in prima persona ed ha conosciuto il Cristo risorto. Ecco perché Paolo si può chiamare apostolo. Paolo non ha conosciuto il Cristo terreno, non era seguace di Cristo. Ma anzi sappiamo l'opposto, non era proprio seguace di Cristo, era un persecutore dei cristiani. Ma ha conosciuto il Cristo risorto, lo ha conosciuto in prima persona, ne è testimone, quindi può essere chiamato apostolo. Di questo abbiamo testimonianza del fatto cioè che l'apostolo è colui che ha visto il risorto, che ha visto ed è testimone oculare del Cristo, per esempio,
alla fine del Vangelo di Giovanni. In Giovanni 21-24 c'è il discepolo che testimonia queste cose, cioè tutta la scrittura, i Vangeli si basano non su un sentito dire, ma sulla testimonianza oculare degli apostoli. E questo è importante perché c'è un'autorevolezza, cioè perché i Vangeli sono quattro e non dieci o più? Perché si basano sulla testimonianza degli apostoli, di coloro che hanno visto il risorto, che hanno conosciuto il Cristo e lo hanno seguito. Cioè l'autorevolezza è questa. Loro sono stati scelti, hanno visto, hanno seguito il Cristo e hanno visto il risorto. Sono testimoni della risurrezione, dell'evento fondamentale della salvezza. Anche nella prima lettera di Giovanni si inizia la lettera proprio così: ciò che noi abbiamo udito, veduto con i nostri occhi, contemplato, le nostre mani hanno toccato, noi lo annunziamo a voi. Cioè c'è una testimonianza piena che coinvolge tutti i sensi dell'apostolo e che è chiamato a testimoniare, poi lo farà anche con la vita, questo che lui ha ricevuto e che è, di cui è testimone. Altro elemento importante, il saluto di Pietro continua con "ai fedeli che vivono come stranieri". Nella prima lettera di Pietro, secondo capitolo, versetto 11, i cristiani sono definiti stranieri e pellegrini. Ora qui apriamo una riflessione importante su questa definizione. Che significa che noi cristiani, tutti noi, siamo stranieri e pellegrini? Nella lettera agli Efesini 2:13 si legge un'affermazione opposta, è proprio diametralmente opposta. Paolo infatti dice: "Non siete più né stranieri né ospiti". Com'è possibile conciliare allora queste due affermazioni? Cioè Pietro che ci chiama stranieri e pellegrini, e Paolo che invece dice non siete né stranieri né ospiti. Bisogna continuare a leggere quello che le lettere dicono, perché la lettera agli Efesini dice non siete né stranieri né ospiti perché siete concittadini dei santi. Allora, qual è l'identità profonda del cristiano? Quella di essere concittadino dei santi, cioè avere una patria che non si identifica fino in fondo con la patria terrena. Questo potrebbe indurre in un primo approccio a pensare allora che noi cristiani dovremmo disimpegnarci, disinteressarci nei confronti della società che ci circonda, perché d'altronde non è la nostra patria finale. In realtà non è così. E allora, come interpretare bene questa affermazione? Guardiamo prima di tutto all'Antico Testamento. Esistono nell'Antico Testamento tre codici legislativi: uno nel libro dell'Esodo, l'altro nel Levitico e l'altro ancora nel Deuteronomio. In tutti e tre questi codici si trovano legislazioni proprie in relazione allo straniero. Esodo 22:23 e 23:9 dice: "Non molesterai lo straniero, perché tutti voi siete stranieri in terra d'Egitto". E andando avanti, voi conoscete la vita dello straniero. Levitico 19:34 dice: "Amerai lo straniero come te stesso". E infine Deuteronomio 10:17-19 dice: "Il Signore vostro Dio ama lo straniero". Allora, Israele passa,
dal rispetto nei confronti dello straniero, non molesterai lo straniero, perché egli stesso è stato straniero in Egitto, ha il dovere dell'amore verso lo straniero, Levitico, ed infine a fondare l'amore che Israele deve avere nei confronti dello straniero nell'amore che Dio stesso ha nei confronti dello straniero, Deuteronomio. Dio è il garante del diritto dello straniero. Dunque, lo straniero ha dei diritti che arrivano addirittura a imporre l'amore nei confronti dello straniero. E attenzione, perché è lo stesso termine che si usa nei confronti di Dio e del prossimo. Ama il Signore Dio tuo, ama il prossimo, e qui si dice ama lo straniero. Quindi l'importanza di questo, cioè si usa lo stesso termine, impegnativo, l'amore. Quando Pietro definisce i cristiani stranieri e pellegrini, non li esorta al disimpegno verso il contesto sociale in cui vivono, ma li spinge verso una duplice consapevolezza. Il cristiano ha la propria patria in cielo, vedi lettera ai Filippesi 3:20, e per questo vive la vita sulla terra seguendo una logica diversa rispetto a quella del mondo. Allora non è un disimpegno nei confronti della società, ma una consapevolezza che il cristiano è straniero alle logiche del mondo, perché la propria patria è in cielo. Allora, il cristiano vivrà nella società da straniero, fondando il suo diritto in Dio, come nell'Antico Testamento, e con la consapevolezza che deve adottare nei confronti del mondo in cui vive una logica diversa da quella del mondo. Se il mondo basa i propri rapporti su logiche di potere, di sfruttamento, di appartenenza, di uso dell'altro, il cristiano dovrà fare l'opposto, dovrà vivere nel mondo con logiche di dono e di fraternità reciproca. Allora, che cos'è la Chiesa straniera e pellegrina? La Chiesa è una comunità alternativa alla logica del mondo, una comunità che non acquisisce, che non fa propri i costumi del mondo. E questi costumi del mondo sono costumi di sopraffazione, di sfruttamento, di denaro, di economia intesa come acquisto dell'altro, vendita dell'altro. Ma fa proprio una logica, che è la logica dell'altro mondo, e che si basa sul principio della fraternità. Il termine pellegrini, che si trova in 1 Pietro 2, in greco, sentite un po', suona come paroikoi, che è la stessa identica parola da cui deriva il nostro parrocchia. Allora, meraviglia, scopriamo così che la parrocchia è una realtà pellegrina in cammino nel mondo verso una patria celeste, i cui membri, noi, vivono come stranieri alle logiche mondane, ma conducono invece la propria esistenza secondo logiche di fraternità. Noi siamo stranieri alle logiche del mondo, ma proprio per questo dobbiamo impegnarci ancora di più in questo mondo, perché tutti noi, in primis, come membri di una comunità cristiana ecclesiale, ma anche come fermento, come lievito nella massa, possiamo riscoprire e far conoscere al mondo intero che è possibile vivere in questo mondo seguendo logiche di fraternità, di amore reciproco, di dono.
Ecco qual è l'essenza del nostro essere stranieri. Noi siamo stranieri alle logiche del mondo perché la nostra patria è il cielo e perché viviamo nel mondo secondo una logica che non appartiene al mondo, ma che è propria di Cristo. Andiamo avanti, cerchiamo di stringere perché sono già più di mezz'ora che parliamo. Questa lettera è inviata a coloro che vivono come stranieri, e abbiamo detto in che senso, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Come abbiamo detto, sono comunità cristiane della gentilità, con una minoranza proveniente dal giudaismo. Qual è la realtà di questi luoghi? Il Ponto fu fondato nel 301 a.C. da Mitridate. Conquistato da Pompeo, fu inizialmente incorporato alla Galazia, luogo di origine di due personaggi che conosciamo bene perché collaboratori di Paolo, Aquila e Priscilla, e abitato anche da giudei della diaspora, e lo sappiamo questo da Atti 2:9. La Galazia, invece, geograficamente coincide con la pianura dell'Anatolia centrale. Il nome deriva dai Galli che la invasero nel 279 a.C. Fu raggiunta da Paolo, abbiamo citato anche prima le lettere ai Galati, nel suo secondo viaggio missionario. La Cappadocia, invece, è una regione dell'Asia Minore. Inizialmente faceva parte del Ponto, ma fu eretta provincia autonoma da Tiberio nel 17 d.C. Si ricordano ebrei della Cappadocia presenti a Gerusalemme durante la Pentecoste, in Atti 2:9. L'Asia invece coincide con il territorio del regno di Pergamo e che nel 133 a.C. fu lasciata sotto l'autorità romana. L'Asia fu una delle province più ricche economicamente e culturalmente. La Bitinia, infine, si estende lungo le coste del Mar Nero. Fa parte dell'Impero romano dal 74 a.C. e fu unita alla provincia del Ponto da Pompeo nel 64 a.C. Ricchissima di risorse naturali, Paolo tenta di entrare più volte, ma non vi riesce. La lettera di Pietro, in questo senso, è importante perché è la prima testimonianza della presenza di cristiani in questa zona. Ma queste zone, quindi pienamente impero romano, pienamente parte della gentilità, sono dette da Pietro, cioè coloro che vivono in queste zone, scelti secondo il piano stabilito da Dio. Ora, l'essere scelti si può tradurre anche in italiano la parola con eletti. Questo termine sottolinea l'assoluta libertà con cui Dio agisce nella storia. L'elezione non è qualcosa che possiamo darci da noi. Se l'adesione a Cristo è frutto della nostra scelta individuale, soprattutto quando la fede si sceglieva da adulti, ecco, il battesimo vi si aderiva da adulti, l'elezione no, non è frutto della nostra scelta individuale. Noi aderiamo a Cristo perché Cristo ci ha scelti, ci ha eletti e ci ha scelti nella sua totale libertà. Dio agisce in modo libero nella storia. Israele è il popolo eletto, ce lo ricorda Paolo nella lettera ai Romani nel capitolo 8. E non per meriti, né perché è il più bello, il più grande, il più forte. Era un piccolo stato dell'allora Mediterraneo, ecco, era un piccolo stato, il più piccolo, non era l'Egitto, non era Babilonia, era un piccolo stato eletto
nella libertà assoluta dell'agire di Dio. I cristiani sono eletti come Israele non perché particolarmente bravi, non perché particolarmente meritevoli, ma perché Dio ha stabilito che ogni uomo potesse accedere alla grazia universale che sgorga dalla risurrezione di Cristo. L'elezione diventa universale. Ogni cristiano è chiamato ad aderire e ad accettare questa elezione con la propria risposta di fede. Ma l'elezione è libera, non siamo eletti perché bravi, e questo è importantissimo. Non sono i nostri meriti che conquistano l'elezione e la salvezza, ma è Cristo, casomai, che ci conquista. Aggiunge Pietro, scelti secondo il piano stabilito da Dio, mediante lo Spirito che santifica per obbedire a Gesù Cristo. È lo Spirito del risorto che ci rende santi. Non è ancora, si ribadisce, una questione di merito. È lo Spirito che ci santifica. Noi siamo santi fin dal principio, non diventiamo santi. Noi siamo santi perché eletti, scelti da Dio. Non perché con le nostre forze conquistiamo la santità. Ma è vero però che siamo chiamati ad obbedire a Cristo, cioè c'è una realtà di già e non ancora, che è la realtà fondamentale della vita del cristiano. Noi siamo eletti non perché meritevoli di qualcosa, ma perché Dio liberamente ci ha donato la salvezza mediante lo Spirito Santo. Noi aderiamo a questa salvezza attraverso la nostra fede e siamo dunque salvi, ma siamo chiamati a diventare santi, lo siamo e lo dobbiamo diventare mediante l'obbedienza a Cristo, cioè nel corso della nostra vita noi siamo chiamati a vivere grazie alla grazia, scusate il gioco di parole, donata nel battesimo da Cristo, noi siamo in grado e chiamati di vivere, cioè siamo in grado di vivere e chiamati a vivere secondo l'obbedienza a Cristo, quindi secondo il Vangelo, a rispondere in maniera obbediente a Cristo, a seguire il Vangelo e il suo esempio per giungere infine alla santità. Siamo santi e contemporaneamente dobbiamo diventarlo. Siamo santi per libera scelta di Dio e non per nostri meriti. Dobbiamo diventarli mediante l'obbedienza a Cristo, grazie allo Spirito Santo che ci supporta nel corso della nostra vita. Noi possiamo diventare santi, giungere alla patria celeste, perché abbiamo, per dono di Dio, lo Spirito che ci supporta in questo cammino. Ecco, io mi fermo, ho parlato anche troppo. Avete visto come due versetti ci abbiano dato la possibilità di riflettere lungamente, su questo concentrato di teologia che Pietro riesce a dare in così pochissime, in così poche parole. Spero di essere stata utile, alla vostra riflessione, di avervi dato gli spunti necessari per, meditare personalmente, questa parola di Dio, che è efficace nella nostra vita se la lasciamo, scendere nel nostro cuore. Se la mastichiamo, la ruminiamo, la ruminatio di monastica memoria a lungo, quindi spero di avervi dato semplicemente degli input di riflessione bellissimi, non gli input, ma bellissimi gli spunti che ci dà la lettera, e spero anche di rivedervi davvero in presenza per poter
avere da voi un feedback, un ritorno di quelle che sono le vostre riflessioni, perché è bello anche condividere e non soltanto ascoltare quello che la parola ci dice. Vi ringrazio, vi saluto e spero davvero di vedervi presto. Buona giornata.